Benvenuti al workshop su tutta la potenza di QGIS 3. Mi presento, io sono Federico Gianoli, terrò questa prima parte introduttiva al software. Assieme a me a tenere questo workshop ci sono Matteo Ghetta di Faunalia ed Enrico Ferregutti di DigiFoss. Il workshop organizzato da QGIS Italia. Ci fa molto piacere che siate tutti qui presenti oggi così numerosi. Vi ricordo che sabato, sempre all'interno di questa manifestazione, ci sarà anche l'Hackfest di QGIS, ovvero ci troviamo sempre qui al Portello, negli spazi del Master in G-Science, che ci dà appunto un'aula per parlare di QGIS 3, del suo sviluppo, di che cosa vorremmo che il QGIS fosse. Non serve essere degli sviluppatori, non serve saper programmare in Python, in C++ o quello che è, basta avere voglia di mettersi in gioco, perché come vedrete ci sono moltissime task che possono essere svolte anche da chi non ha la benché minima idea di come funzioni un linguaggio di programmazione. Possono andare dalla banale traduzione dell'interfaccia, dire sì, magari due parole di inglese, ma mi sembra che siano abbastanza semplici per tutti, o altri task che appunto vedrete, come quelli di test, di scrivere la documentazione, eccetera, che non richiedono nessun tipo di conoscenza informatica spinta, mettiamola così. Se venite, è sempre una bella occasione anche per conoscere chi sta dietro QGIS, almeno in Italia. E ci sarà anche presente alla Fest Paolo Cavallini, che è il presidente di QGIS.org. Quindi chi meglio di lui può rappresentare questo software. E prima di iniziare, per alzata di mano, quanti non hanno mai aperto QGIS? Ah, una mezza mano, ok. Quanti allora si ritengono degli utenti base? Ok, Matteo, sii un po' più buono con te stesso. Quanti utenti livello medio? Livello avanzato? Ok, fantastico, tanto per avere un'idea. Se parliamo di sistemi di riferimento geografici proiettati, qualcuno non ne ha mai sentito parlare? Quindi tutti quanti sapete la differenza tra un sistema di riferimento proiettato e uno geografico. Fantastico. Comunque la riprendiamo al volo per evitare incomprensioni. Allora, tutti i materiali della giornata, slide, dati, progetti, li potete scaricare a questo link https://github.com/QGIS19Padova/workshop. In caso abbiamo due chiavette con gli stessi materiali scaricati. La rete wifi che ci è stata messa a disposizione dall'università è PhosphorGIT 2019 e la password è questa cosa qui impronunciabile, perché ci piace complicarci la vita. E in caso la trovate anche scritta sulla colonna. Tanto per farvi vedere, con questo link arrivate su questa pagina, su questo git. Buongiorno. Da questo git, per scaricare i dati, basta fare, vedete che qui c'è questo bellissimo pulsante verde, basta schiacciarci sopra e schiacciare download zip. Questo pulsante prende tutti i contenuti di questo repository GitHub e ve li scarica come zip nel vostro computer. Una volta che ce l'avete scaricato sul computer, basta estrarre tutti i contenuti e siamo a cavallo.
Bene, il workshop è diviso in tre moduli. Il primo modulo, quello diciamo più noioso, introduttivo, ce l'avete con il sottoscritto. Parleremo di tre errori che si fanno in cartografia e vedremo delle funzionalità avanzate della simbologia di QGIS 3. Dopo di me parlerà Enrico, che presenterà il compositore, il nuovo compositore di stampe e l'Atlante, e per ultimo Matteo, che ci parlerà, tra le altre cose, anche del modellatore grafico e del plugin Dataplotly che ha sviluppato lui, che è uno strumento molto interessante e molto potente. Bene. Ci siamo bene o male tutti, anche se non avete scaricato in questo momento, potete seguire perché è una indicazione molto molto veloce. Che cosa c'è di nuovo in QGIS 3? Allora, QGIS 3 è disponibile da un anno ormai. Quindi non ci metteremo a fare il changelog dicendo tutte le cose che sono cambiate, anche perché probabilmente non ci basterebbe la mattina. Sappiate che tra QGIS 2 e QGIS 3 c'è una rivoluzione. C'è una rivoluzione copernicana che passa dall'aggiornamento delle librerie di base del sistema. Da QGIS 2 si è passati a scusa, QGIS 2, da Python 2 si è passati a Python 3, dalle librerie Qt 4 a Qt 5, quindi diciamo che la base proprio è cambiata, si è aggiornata, e il codice è stato grandemente pulito di tutti quegli errori, di tutte quelle soprastrutture che c'erano in QGIS 2. Questo qui rende il software molto più stabile e veloce. Sono state implementate mille milioni di funzionalità che adesso appunto andremo a vedere. Sono state implementate moltissime funzionalità, soprattutto nella parte del processing, nella stilizzazione, perché possiamo parametrizzare tutta la simbologia con delle espressioni. Abbiamo una migliore gestione della personalizzazione dei simboli. Abbiamo una cosa meravigliosa che vedremo dopo, che è il Geometry Creator. Tutta la parte di analisi è stata aggiornata e implementata grazie anche agli algoritmi di testing del geoprocessi. Le novità più importanti sono, per esempio, la riproiezione al volo, che è sempre attiva, mentre in QGIS 2 dovevamo andare a dire noi al software della riproiezione al volo. Adesso è sempre attiva, con tutti i pro e i contro che una riproiezione al volo sempre attiva si porta dietro. Diciamo che semplifica molto la vita, perché apriamo i layer e si posizionano tutti quanti dove dovrebbero, però poi, come poi vedremo, è molto importante avere sempre chiaro il sistema di riferimento con cui si vuole lavorare e il sistema di riferimento reale invece che hanno i dati. Abbiamo la correzione topologica durante l'analisi. Ecco, una cosa che a me personalmente ha rivoluzionato la vita è la possibilità del Edit Feature in Place. Non so se l'avete mai visto. Mentre prima, quando si faceva un algoritmo, il risultato era un nuovo vettore, quindi il risultato era sempre su una nuova base di dati. Adesso possiamo far correre l'algoritmo su
solo sul dato che abbiamo in editing e eventualmente anche solo su una parte del dato che abbiamo in editing. Quindi senza avere la duplicazione, la centuplicazione dei dati, possiamo operare sullo stesso, che è una cosa abbastanza rivoluzionaria. Ringrazio Enrico perché me l'ha fatto notare lui qualche mese fa e davvero personalmente ha cambiato la vita. Poi magari chiederò a loro qual è la funzione di QGIS che gli ha rivoluzionato il quotidiano. Sono stati aggiunti degli algoritmi, tornando alla nostra presentazione, per il calcolo del network. Non sono tantissimi, ma ci si sta lavorando. E decine di funzionalità nuove legate al processi. Per una lista completa, c'è questo bellissimo Git con il changelog dove avete qualche migliaio di righe con tutte le novità che sono state introdotte in QGIS 3. Le slide comunque potete scaricarle dal repository Git, comunque abbiamo le chiavette, quindi anche se vi perdete non serve fare le foto, basta, avete proprio tutti i materiali che sono rilasciati in CC. Bene, com'è adesso, dopo questa brevissima presentazione delle funzioni del QGIS 3, iniziamo un po' a parlare della parte legata alla simbologia. Qui vedete un bellissimo esempio perché QGIS 3 integra anche la vista in 3D, direttamente nel nostro canvas del software. Per parlare di mappe e cartografie, dobbiamo fermarci un attimo su tre elementi basici: scala, proiezione e simbologia. Ci sono degli accorgimenti che se volete fare dei buoni prodotti cartografici dovete sempre avere in testa. La prima è la scala. Ovviamente noi non possiamo rappresentare il mondo in scala 1 a 1, ma dobbiamo ridurla, adattarlo al formato di stampa che necessitiamo. Per fare questo, appunto, dobbiamo ridurlo e dobbiamo metterlo in scala. Ci sono due tipologie di scala: la scala grafica e la scala numerica. La scala grafica è questo primo esempio che vedete, le solite tacchette bianche e nere nella nostra immaginazione, e appunto dei numeri che rispondono a che la lunghezza di questa barra è 500 metri alla scala, ovviamente, della carta. Sotto invece ho riportato le barre di scala numeriche 1-2000 e 1 a 1997. Questa è una cosa su cui vorrei soffermarmi. Allora, se io metto in scala il mio compositore di stampa su una 4 e metto la scala grafica, in questo caso la prima simbologia, quando vado a stampare il mio A4, se misuro la lunghezza di questi 500 metri sulla barra di scala, saranno riportati, saranno corretti anche sul resto della carta. Se io questa composizione che ho fatto in A4 la stampo in A3, la barra di scala viene deformata nello stesso modo del resto della carta. Quindi diciamo che la barra di scala è valida. Se invece uso la scala numerica, dichiaro che quel foglio è in scala 1-2000, 1-25000, 1-50000 sulla 4, una volta che lo stampo in A3, la scala numerica non è più valida, perché 1-25000, che è la classica scala per
la cartografia escursionistica, mi viene in mente, vuol dire che un centimetro sulla carta a quanti metri corrispondono nella realtà? Non abbiate paura, non vi mangio. Se volete chiudere gli occhi così non vedo chi dà la risposta. 250 metri, quindi un millimetro sono 25 metri. Ok. Questo qui ovviamente, se io ho la corretta proporzione tra la mia composizione di stampa e la scala numerica. Quindi stamperò la 4 sarà sempre valido. Se quella 4 lo sparo su una 3 o su una 0, ovviamente la scala numerica non è più valida. Altra cosa, un errore che si fa spesso, una scala 1-1997 non si può vedere come numero. 1-24976. Cercate sempre di arrotondarla e di permettere all'utente finale della vostra cartografia, dovete metterlo in grado di capire a quanto corrisponde il millimetro sulla carta. Questi sono due accorgimenti di base. Mi piace essere chiaro dall'inizio, perché non sapete quante volte si sbagliano queste cose, e se vogliamo fare cartografia dobbiamo tenere in mente questa cosa. L'altra è un po' la cosa, il 99% degli errori che si fanno con i GIS, tanto con il GIS che con tutti gli altri, sono legati a un non corretto utilizzo dei sistemi di riferimento. Voi sapete che trattiamo di dati spaziali. Che cosa vuol dire? Sono dei dati che rappresentano un elemento sulla Terra. Possono essere di vari tipi dati spaziali. Possono essere vettoriali o raster, quindi se parliamo di vettoriali parliamo di delle primitive punti, linee, poligoni. Un punto è rappresentato da una coppia di coordinate, una linea, i vari vertici di questi punti, di questi nodi, e i poligoni, che non sono altro che delle linee cui primo e ultimo vertice hanno le stesse coordinate. Però tutte queste geometrie mi rappresentano degli elementi sulla Terra, alberi, case, strade e chi più ne ha più ne metta. Per posizionarli correttamente sul nostro mondo dobbiamo assegnargli un sistema di riferimento. E lì abbiamo due macro categorie di sistemi di riferimento. O sistemi geografici, vuol dire che trattiamo la Terra come se fosse una sfera. Le coordinate sono espresse in una misura angolare, in gradi, rispetto a un meridiano zero e all'equatore. Meridiano zero perché sappiamo che dal punto di vista internazionale è Greenwich, ma in realtà l'Italia ha il suo che passa per Monte Mario. Prima di Greenwich c'era il bellissimo meridiano passante per l'Isola del Ferro alle Canarie, che era il meridiano su cui si basava tutta la cartografia dell'impero spagnolo, che dopo la sconfitta dell'Invincibile Armada sono passati anche loro ad adottare il meridiano passante per Greenwich. Tenete conto che il meridiano passante per l'Isola del Ferro è durato fino ai giorni nostri, fino alla Prima Guerra Mondiale, in quanto tutta la cartografia dell'impero austro-ungarico si basava sul sistema di cartografia spagnolo, perché Carlo V, vi ricorderete, era anche imperatore di Spagna. E una delle richieste fatte dai vincitori della Prima Guerra Mondiale all'impero austro-ungarico era quello appunto di aggiornare tutta la cartografia e di usare Greenwich come meridiano di riferimento.
scusate questa piccola digressione, è per farvi capire che noi possiamo usare il meridiano di riferimento che più ci conviene a seconda del tipo di progetto. Allora, sistemi geografici, sferici, misure angolari. L'altro sistema sono i sistemi proiettati, quindi dalla sfera passiamo al piano. L'unità di misura è in metri. Le coordinate in un sistema proiettato sono espresse in metri. Quindi qui già abbiamo la differenza più importante che ci porta a che cosa? Al fatto che se dobbiamo fare operazioni di geoprocessing che riguardano il calcolo di distanze e lunghezze e di aree, dobbiamo utilizzare sempre un sistema proiettato, in quanto il risultato sarà un'unità di misura che riusciamo a capire. Se facciamo la stessa operazione con un sistema geografico, avremo un risultato in angolo che ha poco significato. Basti pensare che se andiamo a misurare 30 gradi di longitudine all'equatore avremo una determinata distanza, se andiamo a misurare gli stessi 30 gradi di longitudine al polo nord avremo una distanza diversa. Okay? Questo è un esempio per ricordarvi: usate sempre il giusto sistema di riferimento. Sul web e tendenzialmente a scala globale, il sistema di riferimento per lavorare con dati a livello globale ma proiettati è Pseudo-Mercator, che ha EPSG 3857. Tutti i sistemi di riferimento sono stati codificati dall'Organizzazione Europea per il Petrolio, EPSG, con questo codice. Quindi tutti i sistemi di riferimento hanno questo codice univoco che li definisce. Questa cosa qui è molto comoda perché poi vedremo anche in QGIS che possiamo fare la ricerca per EPSG, e soprattutto anche in contesto, immagino, lavorativo. Non è che chiamo Matteo e gli dico: mi serve che un dato in Monte Mario 1 rispetto a quale è e quale non è. Se gli dico direttamente passami il dato in 3003 con le PSG, avrò appunto una facilità di utilizzo. Ovviamente i dati proiettati inseriscono delle distorsioni sulla nostra cartografia. Perché passare dalla sfera a un piano, per forza dobbiamo stirarli da una parte, accorciarli dall'altra per appunto passare da un sistema all'altro. Ci sono, a questo proposito, moltissime tipologie di proiezioni diverse. Qui vi ho presentato questa slide dove abbiamo una faccia, come viene distorta la stessa faccia a seconda della proiezione. Ricordatevi che non esiste una proiezione senza distorsioni e che una proiezione introduce sempre degli errori nelle forme, negli angoli e nelle aree. Okay? E quindi a seconda del tipo di rappresentazione che dovremo fare, dovremo mettere su carta, dobbiamo anche andare a scegliere la proiezione che riduce le distorsioni in funzione di quello che dobbiamo mostrare. Una cosa simpatica è anche questo: thetruesize.com è un sito che ci permette di selezionare i confini dei vari paesi e di spostarli in giro per il mondo per vedere come sono le aree, come cambiano la dimensione delle aree. Qui abbiamo l'Italia rapportata alla Groenlandia e la seconda immagine è la Colombia. Se
se la Colombia fosse in Europa, vediamo la distorsione che abbiamo spostando la Colombia appena sopra l'equatore, dov'è, alle nostre latitudini con la proiezione di Mercatore, che è quella che utilizziamo maggiormente. Perché è quella che utilizziamo maggiormente? Non c'è una proiezione più giusta e una più sbagliata, ma la proiezione di Mercatore è quella che ha avuto più successo perché le losodromiche sono delle rette, ovvero se io in navigazione devo disegnare la rotta che mi va da Roma a Nuova York, traccio una linea retta e quella è la rotta che devo seguire. Con altre proiezioni, invece, questa linea non è una retta, ma è un arco. E allora immaginatevi andare ogni volta col compasso a disegnarvi la rotta da seguire sulle proiezioni. La proiezione del Mercatore ha appunto questo vantaggio, introduce sì delle deformazioni, ma ha avuto così successo ed è utilizzata tutt'oggi nella navigazione marittima, aerea e stradale, appunto per questa sua caratteristica. E sembra una sciocchezza, ma come vi dicevo, tantissime cartografie sbagliano le proiezioni. Qui abbiamo un esempio abbastanza classico ormai. Questi sono dei dati pubblicati dall'Economist, che nella prima immagine a sinistra ha detto: ok, la Corea del Nord ha dei missili e questa è la portata dei loro missili. Hanno preso il piano, hanno fatto un buffer. E hanno detto: ah, tanto in America non ci colpiranno mai. Sciocchi, se vanno a riportare la stessa misura su un sistema che tiene conto della sfericità della Terra, vediamo la reale portata missilistica della Corea del Nord. Ecco, questo qui è un errore abbastanza famoso, che però vi vuole far pensare al fatto che non tutti i sistemi di riferimento sono equipollenti, a seconda del tipo di analisi e di rappresentazione che devo fare, dovrò scegliere quello corretto. È tutto chiaro? Ok, non mi addentro tanto di più perché è un argomento molto lungo e molto noioso e mi avete detto all'inizio che siete tutti quanti utenti avanzati di sistemi di riferimento. E andiamo a parlare dell'ultima parte, adesso sì che ci divertiamo un po' di più, che è la parte di simbologia. Abbiamo detto scala, quando producete una carta dovete sempre stare attenti alla scala, al sistema di riferimento che utilizziamo e dopodiché alla simbologia che utilizziamo, perché qui sta a noi, questa operazione, che dobbiamo veicolare l'informazione nel miglior modo possibile senza commettere errori. Ovviamente il lavoro del cartografo e di chi fa stampe è anche quello di fare una selezione degli elementi da vedere. Non possiamo mostrare sempre tutto. E gioco forza, in funzione di quello che vogliamo, che per noi è più importante, gli daremo una simbologia che magari lo rende più importante rispetto ad altri elementi, e magari questa simbologia va a coprirne altri. Dobbiamo mentire per forza. Sta a noi però rappresentare gli elementi nel modo più corretto. QGIS 3 ha moltiplicato le possibilità di personalizzazione della nostra simbologia. E adesso andremo a vederlo con un esercizio. Sapete che per la simbologia, per arrivare a questo pannello, si passa per esempio dalle proprietà del layer, tasto destro. Ecco, in QGIS uno dei nostri migliori amici è il tasto destro. Scusate, è un mio carissimo amico, nel senso che alla fine, se non trovate qualcosa o non sapete esattamente, con un tasto destro, bene o male, si trova sempre quello che si sta cercando.
tasto destro proprietà del layer, tra le varie finestre abbiamo appunto quella della simbologia. Di default QGIS che cosa fa? Quando carichiamo un dato, gli dà una simbologia in maniera casuale, però sempre come single symbol, ovvero tutte le nostre geometrie sono rappresentate nello stesso modo. Se carico adesso i comuni padovani, vedremo che tutti i comuni di Padova saranno colorati nello stesso modo. Adesso lo faremo. Un altro accorgimento riguarda le mappe tematiche, le choroplets, che in italiano si traducono con questa orribile parola che è coropletica. Sapete che cosa sono? Non avete mai fatto una mappa della popolazione? Ok, stiamo rappresentando che cosa? Delle aree in funzione della popolazione, ma dobbiamo stare attenti perché non possiamo prendere, e qui poi non so se vabbè, vi anticipo già l'esercizio, non potremo prendere il numero di popolazione se nel poligono di Padova ci sono 210.000 abitanti, in quello di Arvignasico ce ne sono 60.000. Ovviamente non posso colorarli in funzione del numero totale di abitanti perché avrei una disparità e magari gli stati più grandi, gioco forza, avranno una colorazione che mi rappresenta una popolazione maggiore. Dobbiamo normalizzare sempre i dati, perché se io voglio comparare Padova ad Arvignasico, dovrò guardare che cosa. Anche la superficie, e quindi dovrò fare un rapporto tra la popolazione della superficie e la densità di abitanti, è il dato che ha valenza. Okay? E lo stesso possiamo anche farlo per il PIL, insomma, sono tutte quelle variabili estensive che devono essere normalizzate tra valori. Quindi, se voglio fare una mappa tematica corretta riguardante la popolazione, dovrò utilizzare il dato della densità di popolazione, non della popolazione assoluta. Direi che dopo questo apriamo tutti quanti il software. Qualcuno non ha il software? Vabbè, guardate. Bene, questa qui è l'interfaccia di QGIS 3. Mi sembra abbastanza in linea con quella di QGIS 2. Abbiamo la vista mappa, che la canvas, che è la parte centrale. Sulla sinistra io ho la table of content, la tabella dei contenuti con i layer che carico. Il browser qui sopra, che mi permette di andare a navigare le cartelle del mio computer per caricare dei dati. Sulla destra abbiamo la toolbox per i geoprocessi, cosa molto carina. Se mi serve il buffer, non è che devo andare qui a cercare dov'è il buffer, ma abbiamo questo strumento di ricerca. Cerco il buffer e vedete che già QGIS mi fa una selezione. La parte in alto invece abbiamo tutte le varie funzionalità del progetto e i vari strumenti. Fin qua tutto chiaro, giusto? Se siamo tutti quanti utenti l'avete già aperto, quindi bene o male sappiamo. Adesso dobbiamo connetterci ai dati. I dati sono nel geopackage che vi è stato fornito questa mattina, o che avete scaricato, o se vi serve, qui c'avete anche due chiavette, una qua, l'altra penso sia in giro. È qua, è qui c'è un'altra chiavetta. Grazie. Allora, il geopackage è un nuovo formato finalmente che vuole sostituire lo shapefile, che è il formato vettoriale classico,
proprietario di... sì, ormai obsoleto, che lo rende orribile, proprietario di questo formato è Esri, è il formato in questo momento credo ancora in assoluto più diffuso, però da qualche tempo ormai esiste questo nuovo formato JPackage, che non è altro che un pacchetto, un database, dove possiamo al suo interno andare ad immagazzinare tutti i layer che vogliamo. Quindi, anche se prima avevamo una limitazione con lo shapefile, che avevamo un dato, per uno shapefile puntuale, o uno shapefile poligonale, uno shapefile di linee, il JPackage può portarsi dentro linee, punti e poligoni assieme. Quindi andiamo a superare questo primo limite. Gli altri limiti che andiamo a superare sono, per esempio, quelli dei caratteri dello shapefile, anche dei nomi dei campi, e mille altri pregi. Tenete conto che in un JPackage possiamo anche salvare e associare la simbologia dello shapefile. Quindi, quando io poi la salvo nel JPackage un dato con la sua simbologia, se mando il file a un'altra cosa, lo shapefile era composto da almeno 4 file, il punto .shp, il punto l'IDF, il PRG, l'SHX e così via. Il JPEG invece è un file. Quindi la comodità è che io, se devo mandare un dato a Matteo, gli mando un unico file e non devo mandargliene 10.000. E se in più ci metto dentro anche la simbologia, io lo rappresento e Matteo lo aprirà come io voglio che lo veda. Sì, mi dica. Sì. Sì. Lascia vai. Sì. SQLite. Sì, JPackage è come un fratello di Spatialite. Sono due formati che fanno praticamente non avrebbe avuto motivo di essere inventato, diciamo così, perché c'era già la Spatialite, però le varie vicissitudini così possono lanciare, sono già le funzioni di Spatialite, è un'estensione spaziale di SQLite, tanto come la Spatialite, e le funzioni spaziali sono in realtà le strategie vengono utilizzate in funzioni spaziali di Spatialite. Sì, praticamente sì. Uno dei tanti vantaggi del JPEG è che può contenere oltre a tutti i dati possibili, immaginabili, un sistema di riferimento, così come Spatialite, c'è la possibilità e la facilità di trasportare un raster senza installare clienti, tipo un raster trasportato dentro, e c'è ad esempio il corredo dopo, c'è un raster cartografica molto banale, però è un raster. Allora, per caricare un JPackage è molto semplice. Abbiamo il nostro Data Source Manager. Vedete che non abbiamo più mille icone sulla nostra interfaccia, ma sono state raggruppate in questa funzione. Possiamo andare, se dobbiamo caricare un vettore, a selezionare il vector, raster, possiamo caricare le mesh direttamente, i CSV,
E qui vediamo anche il GeoPackage. Adesso facciamo questa connessione al GeoPackage. Quanti di voi hanno già usato il GeoPackage? Ok, fantastico. Allora, io ce l'ho qui sulla sinistra. Oppure potrebbe essere di solito più in alto di default. L'avete trovato? Ok. Dal Data Source Manager è da dove si caricano i layer in QGIS. Volendo possiamo anche farlo dal browser, ma facciamo questo esempio dal Data Source Manager. Andiamo su GeoPackage e gli diciamo new. New vuol dire nuovo. Andiamo su... Cosa? Andiamo a cercare la cartella che abbiamo detto è chiamarsi 2019. Vedete che qui abbiamo questo file che si chiama dati.gpkg, GeoPackage. Facciamo la connessione e dopodiché in alto abbiamo la lista delle connessioni che abbiamo nel nostro progetto. La seleziono, mi connetto e vedete che abbiamo tutta una serie di dati che ci possono che appunto che sono tutti i dati, tipologie di dati che abbiamo nel nostro GeoPackage. E vedete che abbiamo da dati raster a dati puntuali, poligonali, lineali e anche in 2.5D. Adesso carichiamo il dato che si chiama Comuni PD, che sta per Comuni Padova. Lo selezioniamo, gli diamo l'add e così via. Volendo, per rispondere alle tue domande, possiamo anche fare applicare dei filtri sui dati prima di caricarli. Una volta selezionato il layer possiamo fare il set filter e per esempio se io volessi caricare soltanto i comuni di Padova posso farmi una query iniziale che mi va a caricare soltanto i dati che rispondono ai miei requisiti. In questo caso qui abbiamo la nostra bellissima provincia di Padova. Vedete, come vi dicevo prima, di default viene colorata nello stesso modo. Volendo, tasto destro, proprietà, andiamo direttamente alla simbologia. E qui vedete che possiamo andare a cambiare la nostra simbologia e possiamo andare a cambiare, per esempio, da giallo a blu e via. Sì. No, non c'è nessun vincolo, puoi avere EPSG diversi, basta che tu ne sia consapevole. Allora, la prima cosa in realtà che si fa quando si carica un layer in un progetto qual è? La primissima cosa che si dovrebbe fare, al di là di controllare il sistema di riferimento, aprire la tabella di attributi e vedere che informazioni abbiamo, perché possiamo avere delle geometrie senza gli attributi, perché anche se un GeoPackage funziona esattamente nello stesso modo il nostro sistema vettoriale, ad ogni geometria corrisponde un unico record della tabella di attributi che ha n campi che lo definiscono. In questo caso abbiamo che cosa? Nome comune, provincia, abbiamo il codice Istat, abbiamo la popolazione maschile e femminile, abbiamo l'area in chilometri quadrati. Torniamo adesso nella nostra simbologia e qui in alto vedete che possiamo andare a fare che cosa? Possiamo andare a cambiare lo stile di visualizzazione, possiamo... qui possiamo andare ad applicare dei pattern alla simbologia
generale del layer, oppure possiamo andare a, per esempio, categorizzare i nostri comuni in funzione di un campo della tabella degli attributi. Per esempio, se volessi rappresentare questi comuni in funzione del nome, basta andare su column, dirgli il nome del comune e classify. Vedete che mi ha creato una classe per ogni comune. QGIS ti crea anche sempre un campo vuoto, l'ultimo, vedete, che non è associato a nessun comune. Questo perché? Per rappresentare in OData. Se io per un comune non ho il nome del comune, mi va a finire in quella classe. Applichiamo e vediamo che qui abbiamo il nostro comune. Qui proprio un'operazione molto semplice, molto, molto, molto semplice. Volendo, possiamo andare però a fare possiamo rappresentare i nostri elementi in funzione di un campo numerico, per esempio l'area. Ovviamente lascio un po' il tempo che trova, ma possiamo rappresentare, fare una classificazione dei nostri comuni in funzione della grandezza areale, e possiamo andare a scegliere il metodo di classificazione, intervalli uguali, quantili, gens, prati breaks, e il numero di classi. Se vi perdete su qual è il metodo di classificazione migliore, non vi preoccupate, anzi, migliore. Non c'è uno migliore o uno peggiore. Qual è il sistema di riferimento che devo utilizzare, che ha più significato per dire quello che voglio? Qui avete questa bellissima slide che è presa dalla documentazione di QGIS, che vi dice le differenze tra i vari metodi di classificazione. Tornando a noi, possiamo dare la classificazione per pretty breaks del campo area in chilometri quadrati. Vedete che abbiamo di default 5 classi che possiamo cambiare. Abbiamo questa leggenda. Per renderla più umanamente leggibile, qui in alto abbiamo la funzione trim. E vedete che una volta che l'applicate, vi vengono tolti tutti quanti quegli zeri fastidiosi dalla nostra leggenda. Inoltre, abbiamo la possibilità di vedere l'istogramma per vedere come questo algoritmo di metodo di classificazione ha suddiviso i nostri comuni. Questo qui è molto comodo perché riusciamo a vedere la distribuzione dei vari comuni e vedere appunto l'istogramma. Applichiamo e appunto ovviamente vediamo che Padova è il comune più grande della provincia, ma era abbastanza scontato come risultato. Il comune più grande d'Italia per estensione? Roma, il secondo? Ravenna, bravo, bravo. Effettivamente Ravenna è il secondo. Non pensavo lo sapeste. Mi ha stupito. Bene, quindi qui possiamo andare a fare un calcolo. Se vi chiedessi adesso di rappresentare la popolazione, come vi dicevo prima, la densità di popolazione maschile dei comuni padovani. Esattamente, abbiamo la tabella di attributi. Abbiamo che cosa? Abbiamo l'area in chilometri quadrati e la popolazione, in questo caso divisa per
maschi e femmine. Cosa dovrò fare? Per quale campo della mia tabella andrò a presentarlo? Esattamente. Il metodo con cui classico canonico è crearsi un nuovo campo della tabella di attributi e fare il calcolo. Ci sono metodi più veloci, lo fai al volo con l'espressione. Giusto. Vieni, sì, vieni. C'è il microfono. È qua. Dicevo, QGIS è chiamato anche il QGIS dell'ubriaco, perché tante cose possono essere fatte in tanti modi diversi. Quindi ci vedo, ci vedo, ma non perché ci sia un metodo migliore dell'altro. Quando prendo l'esercizio, quando si dividono io nell'esercizio, io il dato source, il pannello per carica di dati, lo uso data direttamente, ma non perché sia più significativo il metodo, perché integro quello che diciamo così, da capo del sviluppatore, che consiglio sempre, quando potete non duplicate i dati, non scrivete qualcosa che non è necessario. In questo caso, andare a creare un campo nuovo in una tabella di attributi per la densità maschi di superficie, se poi cambia il maschio, se poi cambia la colorazione, per un dopo quel dato verrà aggiornato, alcuni verranno e altri usciranno. Se voi avete un campo dinamico sul quale poi rappresentate la vostra espressione, se cambia il dato monte, cambia anche il dato base, senza poi dover andare a creare il campo che si fa di 19, campo di 2000, 16 e così via. Avete la libertà, più cose scrivete, più errori potete fare. Questo è il risultato. Quindi meno cose duplicate e meno errori. Sì, vai, fa. Una cosa rapida è, allora, per fare un campo virtuale si chiama, è un campo calcolato, si può fare tramite l'abaco, tramite questo bottoncino qua. Notate che in questo momento il layer non è in scrittura, io quindi non lo sto modificando, ok? È importante da capire questa cosa. Allora, in questo caso io qua vado a cercare questo campo, questo check, create virtual field. In questo modo non vado a modificare la tabella, non vado a modificare la tabella, ma vado ad inserire un campo calcolato. E qua andrò ad inserire l'espressione che mi corrisponde a quello che voglio ottenere. Ah, aspetta, bisogna anche scrivere il nome, quindi noi la chiameremo densità maschi. Maschi. E Perché sarà. non c'è densità massima troncata Sì, in questo caso, essendo un campo calcolato, comunque hai la libertà di scrivere quello che vuoi, cioè non sei vincolato alla tabella, non quando lo esporti non lo si esportano. E qua dovrò inserire il tipo, bisogna stare attenti al tipo di output, in questo caso sarà un campo calcolato di tipo decimale, e da questa parte compongo l'espressione. L'espressione che è data da un rapporto tra due campi. Vado a cercarmi qua da qualche parte, c'è fields and values. Se traduzione in italiano è campi e valori. Ok, noi dobbiamo cercare maschi per chilometro quadrato, giusto? Quindi doppio clic sul campo maschi, fratto. Doppio clic sul campo Area superficie chilometri. area chilometri. Ecco qua. Qua mi viene fuori, qua sotto, notate, mi viene fuori già un'anteprima di quello che sto cercando, probabilmente è l'anteprima sul primo record del mio layer. Do ok, vado a cercare e notate che io ho
un nuovo, ho inserito un nuovo campo da questa parte. Ok? Che però vi faccio notare di nuovo, non è un campo che fisicamente risiede sul layer, nel file del layer, ma è un campo che viene calcolato dinamicamente. Se io cambio i dati di partenza, mi cambierà quella, anche quel dato là. Andando sulle proprietà, oppure anche da qui. E quello là, dalle proprietà si vede, no, nella tabella non si nota. Sì, la tabella si nota. Se cancelli vuoi cancellare delle colonne, o riordinare le colonne. Lo notate qua perché c'è, avete, qui avete tutto l'elenco delle proprietà di ogni layer, altrimenti nella tabella degli attributi, se fate clic con il tasto destro sul campo e gli dite di organizzare le colonne, compaiono l'elenco delle colonne con la questo è un campo. Quindi ci siamo calcolati il campo. Se torniamo sulle proprietà simbologia, adesso ce l'abbiamo qui, densità maschile, e possiamo riclassificare la nostra leggenda in funzione di questo parametro. E inoltre, senza calcolare il campo della tabella di attributi, avremmo potuto farlo anche creando l'espressione, qui vedete abbiamo la simbologia graduata per quale campo, se facciamo l'espressione possiamo andare a fare qui l'espressione che abbiamo fatto prima, quindi popolazione maschile e area, e il risultato sarebbe stato il medesimo. Se applichiamo, vediamo ovviamente sempre che Padova e l'Interland hanno una popolazione, una densità abitativa maggiore rispetto maschile, maggiore rispetto agli altri. Dubbi, domande, perplessità? Se andiamo a prendere la stessa classificazione facendola solo sulla popolazione maschile, questo è il risultato. Questa mappa qui non ha alcun significato. Ed era la cosa che vi dicevo prima, nel caso del format map, dobbiamo sempre normalizzare il dato in funzione di una variabile estensiva, come l'area. Come la classica
Diciamo che campi, campi virtuali sono molto molto comodi se dovete fare calcoli che hanno dei passaggi intermedi che poi non vi interessano. Per arrivare a una colonna con un campo magari dovete calcolarvene altre tre che poi non vi servono più una volta che calcolate il campo finale, e in questo modo non appesantite le date di partenza e non avete dei campi che poi non vi servono. Un altro esempio, io adesso mi sono duplicato il layer, se faccio un filtro in cui mi vado a selezionare soltanto il comune di Padova, l'ho fatto? No, non l'ho fatto, non l'ho, ho sbagliato, esattamente, nome comune uguale. Allora, per fare un filtro, nome comune, in questo caso mi vado a cercare Padova. Vedete che qui è molto semplice perché vado a fare doppio clic, Padova. Ok, adesso vedete che ho solo il filtro di Padova. Se accendo anche l'altro layer e voglio creare una sorta di maschera di visualizzazione per vedere soltanto Padova, vado su il layer che ho filtrato, proprietà, e uso la simbologia poligoni invertito, e vedete che se adesso spengo l'altro layer che c'è sotto mi crea di fatto una maschera che mi copre tutto il resto della mia vista mappa tranne il comune di Padova. Questa qui è una simbologia molto comoda se vogliamo fare magari dei focus sulla nostra area di studio, perché io qui sotto Padova potrei aver avuto, in questo caso ho sempre il layer dei comuni, avrei potuto avere gli edifici, le strade eccetera, e in questo modo vedo soltanto quest'area. E adesso gli ultimi 5 minuti del mio tempo prima di passare la parola vi faccio vedere quest'altra cosa molto molto interessante e introdotta mi sembra già prima della 3, però che è la possibilità di cambiare la geometria ai nostri dati soltanto nella loro renderizzazione nel canvas, ovvero se io ho un layer poligonale come questo dei comuni, io posso andare a dirgli rappresentamelo come una linea o come un punto, senza andare a cambiare la geometria originaria del mio dato. Quindi avrò sempre una package o lo shape file poligonale, però QGIS lo tratta come se fosse una linea o come se fosse un poligono. E vi faccio vedere, abbiamo qui i nostri comuni padovani, da dove si prende sempre dall'amico tasto destro proprietà, dalla simbologia. Se per esempio andiamo qui, fill, vedete che possiamo andare a definire tutti i vari parametri della mia simbologia. Qui in alto, symbol layer type, di default è symbol fill. Se andiamo a schiacciare geometry generator, vedete che mi cambia la finestra sotto. Ci siamo tutti? No? Chi no? Devo rifarlo? Allora, ho i miei comuni. Tasto destro. Proprietà.
in simple fill vedete che il tipo di descrizione del mio layer, ci siamo tutti? Abbiamo in alto questo menu a tendina che si chiama Symbol Layer Type. In questo caso è selezionato Simple Fill. Se ci clicco sopra ho altri metodi di visualizzazione. Quello che mi interessa in questo momento si chiama Geometry Generator. Ci siamo? Sì, no, forse? Ok. E vedete che abbiamo questa console dove possiamo andare a scrivere. Innanzitutto, per esempio, una cosa che vorrei fare è rappresentare i comuni di Padova come linee, e la linea poi è colorata in funzione del nome del comune. Innanzitutto devo dirgli che tipo di geometria si deve aspettare. Se voglio rappresentarlo come linea, gli dirò line string. E qui davanti a geometry dovrò andare a costruirlo così lo vedete più grande, no? Segments to line geometries. Quindi gli andiamo a scrivere segments to lines, mettiamo tra parentesi il nostro geometry e se lo applichiamo vedete che mi ha cambiato la mia descrizione da poligoni a linee e vedete che anche sulla sinistra la preview non è più come era prima il quadrato che mi rappresentava il poligono, ma adesso me lo tratta come linea. Io non sono andato a modificare la geometria del dato di partenza, sto solo, tra virgolette, ingannando la renderizzazione di QGIS dicendo che quella è una linea. Ma in realtà non lo è. E la cosa interessante è che poi posso andare a categorizzare, per esempio, per nome del comune, e avrò questo pastrocchio di colori in cui avrò le linee colorate. Vabbè, questo poco non ha molto senso, ma abbiamo qui la possibilità appunto di trasformare virtualmente le geometrie tra di loro. Oppure avrei potuto dirgli di diventare un punto. In che modo? Sempre dalla nostra barra di stilizzazione, Geometry Generator, invece di dirgli segment to lines avrei potuto dirgli centroid, anche qui deve aspettarsi un punto e se lo applico mi ha calcolato il centroid di ogni poligono. Domande, dubbi, perplessità? Crisi esistenziali? Quanti di voi conoscevano già questa funzione? Ok, fantastico. Questo workshop ha avuto senso. Se volessi funzionare le linee attualmente, sì. Poi,
No, noi possiamo fare anche operazioni, diverse. Abbiamo la nostra guida. Allora, per esempio, avrei potuto anche chiedergli di fare il buffer. Perché non me lo seleziona? Perché non facciamo selezionare il buffer? Non me lo riconosce. Sì, ma qui c'era la guida in linea, no? Ah no, è da qua. Control. Non show help. Ah, ecco qua. Allora, volendo possiamo anche chiedergli di fare operazioni sulle geometrie. Abbiamo qui la nostra espressione, la nostra area di espressione. Se non sappiamo come scrivere la nostra sintassi della query, possiamo andare a cercarci, per esempio, qui buffer, e ci dice il buffer. Se vogliamo vedere come funziona, una volta che lo selezionate ed è in questo campo, vedete che se ci passo sopra con il mouse si seleziona, si evidenzia. Control e ci clicco sopra, mi apre l'help sulla funzione. Quindi qui abbiamo function buffer e qui mi spiega che cosa vuole la sintassi di questa funzione. In questo caso mi sta dicendo che devo dichiarare il buffer, dargli la geometria e la distanza. Quindi buffer geometry 300, ovviamente l'unità è in funzione del sistema di riferimento, quindi se io ho un layer che è in un sistema geografico, gli sto dicendo di farmi un buffer di 300 gradi, senso di questa operazione pari a 0. Se invece il sistema proiettato, questo 300 è in metri, che ha un senso più, diciamo che ha più senso. Ok, buffer, se gli do ok, lui dove mi ha portati? Zoom to layer. Ho messo polioni? Sì, chiaro. Deve aspettarsi un poligono. Applica e vedete che mi ha fatto un buffer di 300 metri sui miei confini. Questi erano i confini prima di Padova e vedete che mi ha fatto questo buffer. Modifichi l'espressione, fare il centroide, fare il centroide della geometria, poi fare il buffer del centroide della geometria. No, sì, ma glielo dai direttamente dall'espressione. Sì, allora dov'è che sono su questo, vero? Proprietà geometry generator, qua devo dirgli sempre polygon, devo creargli cos'è buffer e dentro la parentesi centroide. Geometry, giusto? E qui di nuovo a questo punto la geometria, basta così? Sì, basta così.
sei maschio. Sì, per esempio, quindi devo dare il centro. Volendo, come mi suggeriscono dalla regia, al posto di del dato 300 può essere anche un valore della tabella degli, degli attributi, la densità di maschi, esattamente, al posto di 300 vuole il valore, vado a prenderlo, prendi maschi, ok. Da qui, vedete, mi inserisco il valore dei maschi, ok, lo applico e questo è il risultato. Bisogna fare un sì. Comunque avete visto che si può, fare. Domande, dubbi, perplessità? Crisi esistenziali? No. Una volta che siamo arrivati qua, passo la parola ad Enrico. Ciao a tutti. Allora, io tratterei con voi delle stampe. Cioè, una delle funzioni principali del GIS è produrre delle belle stampe, significative. Allora, ci prepariamo un dataset per poi stamparlo in vari modi. Allora, puliamo questo. Andiamo con il tasto Data Source Manager, andiamo nel nostro GeoPackage a prenderci delle cose che ci interessano. Io ho preparato dei dati estratti da OpenStreetMap sugli edifici e sulle strade, insomma, di una zona di Padova. Allora, possiamo prenderci routes, poi possiamo prendere multi con il control, facciamo una selezione multipla e ok, intanto prendiamo queste e le aggiungiamo. Zoom to layer, ho copiato male il GeoPackage, controllate i vostri e non ho controllato i miei. Io forse l'ho copiato male, ho controllato i vostri se fosse. E i miei no, cioè. Allora, lo facciamo col tuo, dai, facciamo qui dataset tuoi, non c'è problema. Non c'è problema. Allora, andiamo a riprenderci i comuni. A quanto pare abbiamo un problema di dataset trasmessovi. Salvare oltre che la simbologia su Postgres anche il progetto, quindi tu puoi avere su un server un'istanza di Postgres Postgis con tutti i dati e all'interno della stessa istanza di Postgis puoi salvare anche un progetto che può essere un progetto che è aperto da più persone contemporaneamente in posti diversi ma fanno riferimento tutti quanti allo stesso progetto, e questa qui è una funzionalità molto, molto interessante che correggimi se sbaglio,
tenete conto che dalla settimana prossima esce la 3.6 e la 2.18 sarà abbandonata, quindi non ha molto senso andare ancora sulla 2, anche perché le novità e i miglioramenti nella produzione, nella produttività implementati in tutti i 3 sono molto maggiori. Allora, cioè il data, sarà nostra cura mettere un geopackage corretto. I dati di OpenStreetMap sono corrotti, quindi non si possono utilizzare. Però la stessa cosa si può fare con il dataset di prima, non è che cambia. Allora, componiamo intanto una simbologia con i dati che abbiamo a disposizione. Allora, come avevamo fatto prima, la categorizziamo in base a una qualche nostra, un nostro obiettivo, potrebbe essere in base al numero di abitanti. Facciamo, insomma, componiamo sempre i maschi, allora, classify, apply, abbiamo la nostra cosa di prima, ci siamo persi il campo calcolato, quindi bisognerebbe ripristinarlo, ma insomma, allora, il compositore di stampa si richiama dal tasto dal menu project, e per creare un nuovo compositore di stampa c'è un foglio, fondamentalmente un foglio che permette la stampa di quello che si vede. Andiamo con New Print Layout. Sono con una versione in inglese, quindi voi avrete nuovo compositore di stampa, credo, in italiano. Gli dovremo assegnare un titolo, allora gli daremo prova 1 e ci troviamo con una rappresentazione del compositore di stampa. Allora, questo compositore di stampa ci presenta un foglio al centro e una serie di bottoni che ci permettono di inserire degli oggetti di stampa. Allora, come prima cosa, noi vorremmo definire il nostro foglio. Allora, cliccando il tasto destro sul foglio, ci compare la proprietà della pagina. Le proprietà della pagina. In questo caso noi stiamo lavorando con un foglio A4 in orizzontale, in landscape. Okay? Allora, noi potremo volerlo girare e potremo anche cambiarlo di dimensioni. Possiamo anche dare delle dimensioni custom nel caso volessimo fare delle stampe personalizzate. Allora, su questo foglio di stampa, che ricordiamo è un A4, noi possiamo aprire una finestra sul nostro canvas che avevamo definito precedentemente. Okay? Allora, questa finestra si apre con questo bottoncino, che in italiano non mi ricordo come si chiama, ma in inglese si chiama Add e New Map to the Layout, aggiunge una mappa al compositore di stampa. Allora clicco, allora mi compare un cursore e con il cursore disegno semplicemente questa, questo, il nostro, la nostra
finestra sul canvas. Vabbè, ma ormai se la connessione no, se... Ok. Allora, questa finestra di stampa è un oggetto che ha delle sue caratteristiche. Le proprietà di questo oggetto sono visibili sulla parte destra del nostro compositore di stampa. Allora, innanzitutto potete notare che questa rappresentazione ha una certa scala, che in questo caso è un numero un po' astruso, 653.651, ha un certo CRS che in questo caso corrisponde al CRS di progetto, ha delle estensioni e così via, posso anche calcolare in modo molto minuzioso le dimensioni della finestra. Per esempio, se io vado su position posso definire la finestra in modo preciso. In questo caso potrei voler dare una dimensione esatta, non 181 ma esattamente 180 per 180. In questo caso sono sicuro che la mia finestra è un quadrato, ok? Poi la posso posizionare in modo preciso. Un layout di stampa di solito è una cosa che deve avere dei canoni, insomma, un po' estetici, di ordine, insomma, di quello che si va ad inserire. Per aiutarci, QGIS ci mette a disposizione delle griglie o degli assi di riferimento. Allora, per creare un asse di riferimento vedete qua sopra che c'è una griglia graduata con i millimetri di pagina. Da questo posso trascinare un asse, ok? Ne posso trascinare quanti ne voglio, e questi diciamo che diventano, adesso mi fermo, se voi provate poi a spostare l'oggetto che abbiamo appena creato, vedrete che si attacca, diciamo, a questi assi di riferimento. Quindi questi li possiamo adoperare per allineare cose che poi successivamente andremo ad aggiungere alla nostra mappa. Ma ritorniamo alla rappresentazione. Noi probabilmente vorremmo cambiare la scala, perché a noi questa scala probabilmente non ci va bene, perché è una scala un po' strana. Magari vorremmo mettere 500.000, che è una scala leggermente più grande, ma che probabilmente ci risulterà utile. Ecco, adesso noi vorremmo centrare quello che si vede nella finestra. Allora, attualmente la modalità con cui sto lavorando nel compositore di stampa, come vedete dallo schermo, è la modalità di selezione di oggetti, ok? Io lo posso andare a cliccare sopra a questo il bottone che sta sotto e posso regolare la visualizzazione della finestra di mappa. Allora, andando su questo bottone, io posso non spostare l'oggetto, ma spostare la visualizzazione dell'oggetto. Ok? Allora, spostiamo l'oggetto. Allora, a noi questa rappresentazione probabilmente è sbagliata, perché è una categorizzazione che ho fatto un po' così in velocità, non avendo il dato, l'ho fatta un po' a caso. Allora, magari vogliamo ritornare alla simbologia del canvas, cambiarla e aggiornare il nostro layout di stampa. Allora, per fare questo, ritorniamo al progetto principale, effettuiamo la modifica che ci interessa delle proprietà. In questo caso potremmo mettere una categorizzazione, come avevamo messo una categorizzazione per
per nome del comune, a caso, totalmente. La classifichiamo. Ok, quindi abbiamo la nostra mappa colorata. E in più gli vogliamo aggiungere, per esempio, un'etichetta col nome del comune. Allora, andiamo dalla proprietà del layer, andiamo su labels, che sono le etichette, definiamo che vogliamo un'etichetta singola e etichettiamo con il nome, andiamo sui campi e l'etichettiamo col nome del comune. Ecco qua, Galliera Veneta, è il primo probabilmente. Ok, apply. Allora la vogliamo mettere in centro, allora la mettiamo così e la formattiamo in mezzo. Allora, per metterla in centro prendiamo la modalità offset for from centroid, mettiamo questo, la posizione centrale, e ritornando sul testo, dov'è che è? Alignment, andiamo sulla seconda, sulla formattazione, allineamento, centro. Ok, ecco, un po' meglio. Allora, io voglio applicare adesso questa rappresentazione alla rappresentazione precedente, quindi ritorno al mio compositore di stampa, quindi, e faccio update. Ok, c'è un modo per bloccare questa modalità, in modo tale che se io cambio qualcosa nella simbologia del principale, quella del canvas, io non cambia nulla in questa visualizzazione. Allora io devo bloccare i layer. Blocchiamo in questo modo, vedete che ho cercato questi controlli. Ecco, in questo modo, se io torno alla mia rappresentazione principale e per esempio, non so, spengo le etichette, ok, e torno qua, se io faccio update, adesso gli ho cambiato di visualizzazione. Notate che comunque le etichette sono rimaste. Quindi ritorniamo qua. Ecco qua. Quindi questi tasti qua bloccano la visualizzazione. Nel caso io debba cambiare la visualizzazione che ho scelto, devo liberare la visualizzazione e aggiornarla. Okay. Allora, adesso andiamo ad inserire un altro foglio. Io posso aggiungere quanti fogli servono a questo layout, a questa composizione di stampa. Per aggiungere un foglio, il foglio è questo. Questo è il tasto per aggiungere il foglio. C'è un foglio con una specie di asterischetto. Allora, cliccando su questo bottone, io posso inserire delle pagine. Inseriamo due pagine alla fine di A4. Landscape questa volta, ecco qua, io ho aggiunto altre due pagine su cui posso posizionare delle altre visualizzazioni, posso inserire quante visualizzazioni di mappa mi servono. Quindi andiamo di nuovo sul bottone inserisci mappa layout, andiamo ed inseriamo un'altra mappa.
Ovviamente questa nuova mappa non ha le etichette perché va a prendere la simbologia che è correntemente definita in quel momento dall'altra parte. Ma nulla vieta che io ritorno di qua, cambio di nuovo le proprietà, cambio di nuovo la simbologia, la mettiamo a singolo simbolo, a simbolo singolo, lo mettiamo un outline semplice, ritorniamo sul nostro, aggiorniamo e fermiamo la nostra visualizzazione. Quindi il layout di stampa mi permette di comporre delle viste differenti degli stessi dati che io ho dall'altra parte. Allora, a noi probabilmente interessa anche sapere qualcosa ritorniamo di qua e componiamo una simbologia un po' più significativa. Prima avevamo fatto densità di maschi, giusto? Avevamo aggiunto un campo virtuale. Allora, create vi. Sto creando un campo virtuale come è stato creato prima. È un decimal number. Vado a prendermi il campo dei maschi fratto area in chilometri quadrati. Ok. E quindi mi trovo un campo che mi può servire per una categorizzazione. Allora, ritorniamo sulle properties, lo categorizziamo in modo graduato, prendiamo come campo per la categorizzazione la densità, la classifichiamo. In questo caso la simbologia di partenza era una linea semplice. Se noi però prendiamo una linea riempita, forse è meglio, ecco, e mi cambio di conseguenza. Ok, quindi ritorniamo a una rappresentazione come quella di prima. Allora, ritornando al nostro compositore di stampa, se io libero il compositore di stampa, mi torna la simbologia che ho appena definito. Allora, in questo caso la riblocco e posso inserire una leggenda relativa a questo dataset. Allora, semplicemente la leggenda si può inserire con questo bottone, vedete? Vado a definire uno spazio dove inserirla e automaticamente la leggenda viene inserita nella posizione che gli ho indicato. Allora, così come la mappa ha una serie di proprietà modificabili, personalizzabili, anche la leggenda lo è. Allora, andiamo a vedere cosa posso farci con questa leggenda. Okay? Allora, in questo caso posso dare un titolo, densità. Come vedete mi è già comparso, dovrò indicargli la mappa a cui fare riferimento. Potrei, vedete che qua a me mi compaiono due mappe. Ovviamente lui fa riferimento all'ultima mappa inserita, ma nulla vieta che io possa fare riferimento alla mappa precedente, all'altra mappa. Adesso non fa l'update. Ecco qua, vedete? Ovviamente una leggenda del genere non ha poco senso, però è per farvi capire che viene
se fa riferimento alla simbologia congelata con quella visualizzazione di mappa per la visualizzazione. Allora ritorniamo alla leggenda di prima. Allora ritorniamo, andiamo quindi a prendere la mappa 2 che ci interessava di più. E in questo caso auto-update. Così come la mappa, vi dicevo, anche questa, anche questo oggetto è configurabile in modo molto fine. Allora posso configurare il font del titolo, il font del gruppo, la dimensione, il colore del font, posso stabilire in quante colonne deve essere visualizzata la leggenda e così via. Una cosa importante che forse la leggenda può essere automatica o può essere manuale, nel senso che se io lascio acceso questo check, la leggenda mi seguirà la simbologia man mano che la cambio. Se io invece levo l'auto update, congelo la simbologia e anche i layer presenti, perché certe volte potrei voler, come dire, aggiungere dei layer senza vederli nella leggenda. Ecco. Come ulteriore cosa potremmo voler inserire una mappa di base, per esempio, perché così vogliamo vedere i confini della provincia di Padova su una mappa di base, una cosa che non abbiamo visto prima. Allora, una delle innovazioni recenti, diciamo, di QGIS era già presente nella 2.18, ma in questo caso è stata ulteriormente è stata istituzionalizzata, è la possibilità di inserire delle mappe di base, quelle tipo Google, per dire, cioè delle mappe che sono delle tiled maps, cioè sono fatte come delle piramidi di immagini. Non so se avete mai riflettuto come cavolo fa Google a fare questa immagine molto definita. È che organizza dei tasselli di immagine a vari livelli di zoom in un sistema di directory molto complesso. E per QGIS questi sono i cosiddetti layer XYZ, cioè il modo di registrare questa organizzazione di piramidi di immagini dipende praticamente dalle estensioni territoriali della stessa e dalla dimensione del tassello, che nel caso di Google è 256x256 punti. Allora, ma al di là del dettaglio, ci interessa come carichiamo una mappa di Google o di OpenStreetMap, per dire sfoglia, in un progetto. Allora, per fare questo noi possiamo andare su il browser. Sulla prima riga su browser possiamo andare qua su XYZ. Qua il buon Federico ne ha già caricate di mappe di base, ne ha già caricate moltissime, ma noi vogliamo caricarne una nostra che ci ha andato, okay? Allora vi invito a fare riferimento al al sito da questa parte su GitHub. Andiamo su parte seconda e clicchiamo, ok, e copiamo e incolliamo questo intanto copiamo questa definizione di mappa. Questo, vedete che non è nient'altro che un URL in cui alcune cose sono inserite come parametro, perché si sarà compito di QGIS inserire i numerini Z, X e Y
in base alla scala di visualizzazione che ci sarà in quel momento. Allora noi prendiamo questa stringa, la selezioniamo e la copiamo, poi ritorniamo sul nostro QGIS, tasto destro su XYZ Tiles, creiamo una nuova connessione, la chiamiamo, un nome a caso, nostra, e inseriamo quella URL che abbiamo copiato dall'altra parte. Non ci serve altro. Dato OK, dovremo trovare la nostra mappa. Per la cronaca è un OpenStreetMap monocromatica, quella stringa che vi ho dato è una mappa di base di OpenStreetMap monocromatica. Quindi possiamo, cliccando due volte, dovrebbe comparire. Eccola qua. Ci mette un po', la mettiamo per sotto, cambiamo di nuovo la simbologia, mettiamo una linea semplice, ecco. Magari potremmo mettere il nome del comune. Quindi andiamo su Levels e inseriamo una level. La mettiamo sempre in mezzo e formattata al centro, come prima è rimasto. Ok? Ok, allora, adesso questa rappresentazione ci interessa e vogliamo posizionarla sul terzo foglio del nostro layout. Allora torniamo su layout, andiamo sul terzo foglio. Vi faccio notare che la leggenda, siccome ha l'auto update, ha aggiunto il layer nostra. Ok? A questo punto inseriamo una nuova mappa sempre col bottone di prima. Ovviamente, siccome è una mappa che ha bisogno di tempo fisico di scaricamento dalla rete dei tiles per la sua composizione, è un po' più lenta nella renderizzazione rispetto a una mappa vettoriale come quella di prima. Allora, andiamo sempre a mettere la nostra scala 500.000, che ci sembra, rispetto alla carta, ci sembra quella. Andiamo a posizionarla in modo migliore, clicchiamo su Move to Content. Poi, abbiamo varie altre cose, amenità a nostra disposizione. Abbiamo, per esempio, una finestra di testo che possiamo inserire. Allora, vedete qua il bottone con la T? Ecco, il bottone con la T ci permette di definire una finestra di testo. Eccola qua, io con il cursore ne definisco la dimensione. Questa finestra di testo ha un certo contenuto, qua mi viene messo il solito lorem ipsum come default, mappa nostra, possiamo scriverci quello che vogliamo. Vi faccio notare che possiamo inserire anche un'espressione, come tutto in QGIS, praticamente tutto può essere trattato come un'espressione, cioè derivare dalla manipolazione di dati che già ho. Allora, posso cambiare il font. E metterci quello che voglio. Ne metto uno a caso, tanto. Ci abbiamo i caratteri dell'ESRI, della concorrenza. Ok.
Allora, abbiamo detto, posso inserire, no, forse una cosa fondamentale, come diceva Federico prima, quando si fa una mappa bisogna definirne la scala e l'orientamento, ok? Le cose base che ci insegnano i Boy Scout, insomma, come si legge una cartina geografica. Allora, la scala si può inserire con questo bottone. Clicco, sempre col cursore, vado a posizionare la scala dove mi interessa e lo metto in questo punto. Ecco, la scala che mi viene fuori può essere una scala graduata in vari modi. Qua, come tutti gli oggetti del compositore, hanno un livello di, come dire, di definizione molto, molto spinta, cioè si può valutare in modo, si possono assegnare delle proprietà in modo molto fine. Allora, posso double box, cioè ci sono decine di stili. Posso definire l'unità, per esempio in metri, in chilometri. Posso anche avere una scala solamente numerica, ok? Numeric, se io vado qua e definisco numeric, vedete che mi esce la scala numerica della mia finestra di mappa. Andiamo avanti. L'altra cosa, ci interessa mettere un bel indicatore di direzione. Dov'è il nord? Ok? Allora, questa cosa si può definire cliccando su il bottone di inserimento di un'immagine. Allora, clicchiamo su questo bottone, vedete l'immagine. Andiamo a posizionare la nostra immagine. A questo punto ci chiederà un'immagine da visualizzare. Di solito mi aiutate, dove stanno le bussole in QGIS? Come si fa a trovare la bussola in QGIS? Adesso chiudi qua, Search Directories. Ah, ecco, buon, perfetto. Ah, perfetto, scusate. Posso invece che indicare un path, se io ho una mia bussola personalizzata, insomma, che mi piace, me la vado a prendere direttamente. Altrimenti posso accedere da Search Directories a quelle predefinite. Per esempio, prendiamo la classica, una classica, questa sembra quella della NATO praticamente. E questa etichetta è orientata verso l'alto, okay? Però potrei voler sincronizzare l'orientamento dell'etichetta con quello della mappa, che in questo caso è nord, ma non è detto che sia nord, perché la mappa mi lascia libero, la QGIS mi lascia libero di orientare le mappe come voglio. Allora, sincronizziamo questa etichetta con la mappa 3, ok? E nel caso io la mappa 3 la ruoto, vedete che la mappa, l'orientamento della mia mappa varia insieme con l'etichetta che abbiamo inserito come indicatore di nord. Sta cosa si potrebbe fare anche con le espressioni, però insomma, gli sviluppatori di QGIS ci sono venuti incontro e hanno inserito questo bottone comodo. Ecco. Allora, che ore sono? Le 11. Facciamo una piccola pausa. Allora, io in questo momento qua farei una piccola pausa, perché poi vorrei introdurvi alla stampa tramite Atlante, ovvero qua noi abbiamo definito vari fogli, siamo andati manualmente ad aprire degli oggetti di stampa, scusa un attimo, finisco questa cosa dopo.
siamo andati a definire delle finestre di stampa e degli oggetti. Okay. Ma tipicamente quando si lavorano su basi di dati di grandi dimensioni e dataset molto estesi, tante volte le stampe devono coprire grandi dimensioni territoriali con un livello di dettaglio. Allora sorge la necessità di rappresentare delle estensioni geografiche ampie in scale molto dettagliate. Quindi devo produrre il classico atlante, cioè delle mappe che mi fanno vedere delle visualizzazioni più piccole di estensioni geografiche molto grandi. Questa cosa si fa in modo molto rapido e si fa in modo molto intuitivo con QGIS, e dopo lo vediamo. Nel layout, nella pagina principale delle proprietà del layout, cioè qua, io vado a definire fra le varie cose, vado a definire la densità di esportazione di stampa. In questo caso è 300 punti per pollice. Allora, voi capite che nel caso io stia rappresentando un dataset vettoriale, le cose vettoriali non le posso scattare e io posso rasterizzare una cosa vettoriale alla densità di voglio, ok? Ma se io sto rappresentando un dataset raster, questa operazione qua diventa un po' più particolare. In particolare diventa, come dire, complicata quando io richiedo a un server dei tile per una determinata densità di stampa. Allora, se io aumento i tile di stampa, sarò costretto a chiedere al server tantissimi mattoncini come composta la mappa di base. E nel chiedere tantissimi mattoncini, chiederò dei mattoncini che sono a un livello di volume inferiore, mi spiego? Tra l'altro, per effetto collaterale di questa cosa, che tante volte ha tante densità di stampa, in cui annesso che dico i tile e tutto questo, diventano quasi legittimi perché sto richiedendo un dei tiles che sono per un livello di volume molto inferiore. Okay. E quindi le strade Thank you.
Allora, ritorniamo a noi. Adesso il microfono funziona anche per chi ci segue da fuori. Allora, abbiamo definito una key map, ok? Allora, questa finestra di mappa la visualizzazione bloccata, ok? Quindi torno, allora spegniamo la mappa di base, dei comuni leviamo le label che fanno casino, non label, ok. Ecco, a noi questa potrebbe anche andarci bene, magari cambiamo la griglia e la facciamo diventare rossa. Nah. Ok, questa griglia qua magari ci può andare meglio come mappa di base. Allora, ritorniamo al nostro Atlante, qua definiamo una scala di rappresentazione, anche questa un po' più eloquente, 1 milione forse va bene. La centriamo. Centriamo la mappa. Ok. Ecco. Adesso quello che voglio fare è dire, guarda, adopera questa mappa come indicatore di quello che si vede sull'altra mappa. Ok. Allora, vado su Overviews, e probabilmente in italiano è indicatore, panoramica. Aggiungo una panoramica e dovrò indicargli di quale però mappa, perché come vi ho mostrato prima, potrei averne tante di queste mappe aperte, come oggetti definiti in questo momento. Allora, la mappa che mi interessa è la mappa 1 e miracolosamente mi compare il punto in cui sto guardando la mappa 1 in questo momento. Ok, completato il mio Atlante, se io proseguo ho chiaramente come vedete la griglia è stata generata abbastanza in modo casuale, quindi dovrebbe essere, dovremmo levare degli elementi, ecco, fondamentalmente. Però, sì? Ah, sì, si possono cancellare. Dopo, anche cancello però dei numeri, non avrò più la sequenza 1, 2, 3 fino a 16, perché alcuni li ho cancellati, dovrò riscrivere e andare ad editare l'ID perché siano sequenzialmente definiti. Ecco, io con l'Atlante mi fermerei qua. Se volete, dopo l'esposizione di Matteo, che ci racconterà di Model Builder e del plugin Data Plotly, si può vedere qualcosa in più dell'Atlante, però forse sforiamo anche con l'ora. Quindi io lascerei la parola a Matteo. Bene. Va bene, allora vi faccio vedere in questi ultimi tre quarti d'ora due cose. Una è un plugin che ho sviluppato io perché secondo me c'è una, diciamo così, una carenza, una mancanza, c'era, adesso in teoria con questo plugin è colmata. Se voi voleste rappresentare graficamente, fare un grafico, uno scatter plot, un box plot, un histogramma, qualcosa del genere, in QGIS, ho visto molte persone, in QGIS 2 c'era un plugin che si chiamava Statist, che faceva semplicemente dei histogrammi di frequenza, ok? C'era e c'è ancora, è stato creato adesso il plugin in QGIS 3 per connettere QGIS a R. Ora, no, ripassare delle date in QGIS per poi mettere in R per fare un grafico, deve essere user friendly, QGIS non deve ammazzare nessuno.
Allora, secondo me c'era questa mancanza e ho sviluppato un plugin, un pluginino. Allora, chiudo e inizio un progetto nuovo, i dati sono sempre nella stessa. Ok? Discardo. Allora, i dati sono questi. Potete caricare un dataset che trovate, il vettore puntuale che si chiama geochimica. Ok? Lo carichiamo, questi sono dei dati geochimici, ok? Sono pozzi con delle variabili geochimiche, ioni calcio, magnesio e così via. Se guardiamo la tabella degli attributi, eccola qua. Avete un ID, anzi un FID, che quando voi create un geopackage, questa colonna viene automaticamente creata, perché è la chiave primaria del geopackage, essendo un database. Poi c'è un ID che è l'ID, il nome del pozzo, e così via altre variabili, se è profondo, se non è profondo, e le varie variabili numeriche delle specie chimiche invece che quel pozzo rappresentano. Ok? Allora, vi dicevo, se voi voleste semplicemente fare uno scatter plot, non lo so, calcio versus magnesio, cominciava a essere un po' un problema. Ok? Prendevate la vostra tabella, il vostro PDF, lo salvavate in CSV, aprivate Excel, andavate così, però perdevate, a parte il tempo, a parte duplicare le cose che io da sviluppatore non voglio fare, perché meno cose vengono fatte ripetutamente e meglio è, e soprattutto però perdevate diciamo così, la connessione mappa-grafico. Avevate due software aperti e voi cliccavate su quel punto nel grafico e non sapevate qual era quel punto nella mappa. Okay? Allora, siete tutti connessi in rete, andiamo in plugins, gestisci e installa plugins e in tutti cercate data. Plotly, che forse Enrico, Federico non sta in rete, ma Federico ha il plugin già installato. Quindi dovreste trovarvelo. E non lo trova. Data, aspettate, data. Eccolo qua. Questo qui. E scaricatelo, installatelo. Ok? Scaricato e installato tutti? È piccolino, non è niente di. Ci siete? Sto ancora scaricando. Ho tassato la rete. Perché data spazio plotly. Non è sperimentale, quindi. Chi non ce l'ha ancora? Non è collegato. Ah, diversi. Allora, però lo state scaricando, sono intasata la rete forse, eh? O non siete proprio connessi in internet. Ok. Nel frattempo io lo apro, non faccio ancora niente. Aspetta, aspetta. Ci siete tutti, chi non c'era prima? Ok. Abbiate fede. Vi troverete, il plugin è in realtà un pannello e lo trovate con, adesso qui Federico ha moltissimi plugin, qui è a destra, lo vedete, questo iconcina qui, altrimenti lo trovate sotto plugins, dataplotly, dataplotly. Ok? Se lo attivate, si apre un pannello. Eccolo qua. Questo è un pannello, vi dicevo, quindi lo potete spostare, trasportare dove vi pare e piace. Ok? È molto semplice. Io ho riutilizzato tutto il meccanismo, il motore che QGIS nacque con l'API. Non ho inventato niente. Ho fatto
fatto una connessione a una libreria JavaScript che si chiama Plotly, che permette di fare i grafici in Python. Non fa niente di straordinario. Ho messo Plotly qua dentro. Allora, ci sono alcuni pulsanti, vedete, con la barra grigia a sinistra. Il primo, cioè questo pennellino, che vi permette di definire le proprietà principali, ovvero quale grafico, quale layer, qual è la X, qual è la Y, qual è la Z, eventualmente. Il pulsantino con gli ingranaggi sono invece delle impostazioni un po' più dettagliate per, a seconda del tipo di grafico che scegliete, le vedremo dopo. Il terzo pannello è quello del grafico. Il quarto pannello con il punto di domanda è la guida per ogni grafico. Okay? Avete la guida per ogni grafico. Cambiate grafico, la guida si autoaggiorna. Se no, c'è il menu qui, fatto, e scegliete quello che volete. Ok? Allora, in maniera molto semplice, nella prima finestra, vedete in alto, potete scegliere qual è il tipo di grafico. Adesso io ne ho implementati, non lo so, una decina scarsa. Sono diversi tipologie di grafico. Ce ne sono 1,5 miliardi disponibili. Io per ora ho fatto questo. Questa mi è servita, questa ho fatto. Ok? Facciamo uno scatterplot molto semplice. Potete scegliere il layer, qui se avete seguito il mio flusso ne avete uno solo caricato che è geochimica, altrimenti in questo menu a tendina comparirebbero n layer caricati, x e y, con la possibilità anche di direttamente inserire un'espressione. Il magnesio è troppo alto, magnesio diviso 1000, o magnesio per o il logaritmo o quello che volete. Ok, facciamolo, scegliamo per esempio il calcio, vi dicevo, versus il magnesio. Eccolo qua, quindi scegliete la X, la Y, la seconda, diciamo così, la parte inferiore del pannello, potete scegliere un sacco di altre cose, colore, il tipo di marker, se è un punto, una croce o quello che deve essere, ok? Se adesso voi cliccate semplicemente su Create Plot in basso a destra, compare un grafico. Eccolo, ok? Questo grafico è interattivo, nel senso che ci potete zoomare, ok? La cosa utile di questo plugin è che se voi cliccate su un pallino, questo pallino, ovviamente il colore, con il colore sono stato sfortunato, aspettate un secondo, eccolo qua, se voi cliccate su un pallino, questo pallino si colora in leggenda. Quindi sapete qual è il vostro elemento grafico a cosa corrisponde nella vostra mappa. Questi pulsanti in cima, tutta questa barrettina di strumenti qui, sono degli strumenti messi a disposizione di Plotly, ok? Invece di fare un click singolo per pallino, potete prendere il lasso, come i cowboy, e ne selezionate di più. E lui selezionerà quelli corrispondenti. Okay. Ora, quello che può fare ancora questo plugin qui, noi per esempio potremmo voler sovrapporre due grafici diversi, mantenendo il calcio e il magnesio, però vogliamo fare un altro scatterplot con il calcio e il ferro, ma di un altro colore, così vediamo una corrispondenza. Torniamo nella finestra delle proprietà del grafico, eccolo qua. Invece di calcio e magnesio, lasciamo calcio e scegliamo per esempio il ferro, invece di farlo azzurro, lo faremo rosso, basta. Invece di fare, attenzione, qui ci sono due pulsanti, uno vedete che è update, aggiorna grafico, l'altro è crea grafico. Se adesso voi cliccate su aggiorna grafico, lui prende il grafico vecchio, lo butta via e crea il grafico nuovo. Se invece cliccate su crea grafico, lui sovrappone due tracce diverse. Ed eccole qua. Ok, l'interattività è mantenuta. Giusto per farvi capire, questo plugin è stata una mia idea di qualcosa che mi serviva, l'interattività la sviluppate in Rhino, che è qua. Ve ne parlavo un giorno, quando siamo conosciuti 2 anni fa, mi ha detto, ah, questo progetto è interessante, e ha partecipato anche lui. Ok? L'interattività ovviamente è mantenuta, cliccate dove vi pare, e lui mantiene la sequenza. Ok? Il grafico, se spostate il pannello, il grafico rimane grande uguale, ma se spostate, ingrandite il pannello e cliccate su questo reload, sul pulsante reload, ricarica, lui ringrandisce il grafico. Ok? C'è questa spunta di live update che è un po' pesante, nel senso che se la spuntate, lui ridimensiona il grafico man mano che
se voi aumentate o diminuite la grandezza della finestra. Occhio, tanti punti, lui continua a ricaricare il grafico, quindi si blocca, è tutto molto più macchinoso. Ok. Dimmi. No, non ancora, non ancora. Quello non, per quanto ho studiato io la libreria di Plotly, non ho ancora. Lui esporta il segnale, ma non importa un segnale. Questo era il problema principale. Poi io sviluppo in Python, questo è il pezzo JavaScript, il JavaScript dà più fastidio di quello che voi potete pensare. Ok? Se torniamo nel grafico, possiamo per esempio pulirlo. Vi faccio vedere un'altra opzione, perché se andiamo sul grafico, vedete, passando su un pallino, lui vi dà, tra parentesi, il valore di calcio e di ferro, in questo caso, con i vari valori. Però voi non sapete qual è, per esempio, l'ID del pozzo. Voi vorreste sapere qual è l'ID del pozzo. Okay? Immaginando di avere delle etichette, la geochimica, sulla mappa, voi volete anche passare con il mouse sul grafico e dire, ok, questa è la concentrazione, ma voglio vedere anche l'ID del pozzo. Allora, torniamo indietro, puliamo la canvas, è un plot canvas, ok? Quindi adesso il grafico, se ci rendiamo, è vuoto, lui ha cancellato la cosa. Possiamo lasciare tranquillamente calcio e ferro, ma clicchiamo sul secondo pulsante a ingranaggi, dove ci sono delle impostazioni un po' più spinte per ogni tipo di grafico, e vedete che c'è in fondo quella che si chiama, non mi ricordo come l'ho tradotto, etichetta aggiuntiva, una cosa del genere, e qui voi potete scegliere quale altra etichetta volete che compaia mentre passate sopra con il mouse. E per esempio mettete lì ID. Okay? Qui ci sono scale logaritmiche, potete invertire l'asse X, l'asse Y, fare un po' quello che volete. Ora create il grafico, semplicemente con questa aggiunta, il grafico ovviamente è uguale, ma se passate sopra con il mouse, vedete, vi dà anche il P24, dove P24 è l'ID del pozzo. Ora, nel grafico, in basso a destra, perché è tanto bello il grafico, no? Però io voglio anche esportarlo. Okay? Avete due opzioni per l'esportazione. In PNG, statica, quindi ovviamente è un'immagine, quindi ovviamente scordatevi di passare sopra con il mouse e avere l'interattività, oppure in HTML, dove invece viene creato un HTML con tutto questo arnese JavaScript embeddato nell'HTML, avete un file da aprire con Firefox o con Internet Explorer o con Chrome, o con Microsoft Edge, come si chiama adesso, per fare brutto, e verrà mantenuta l'interattività. Ok? Quindi se ci provate, non so, possiamo farlo in HTML, scegliete il dove, lo metto sul desktop, salvate. Come si va sopra qua? Niente. Eccolo qua. E vedete, eccolo qui, il grafico, dove è stata mantenuta l'interattività. Ovviamente non è che cliccate qui e il QGIS ascolta. Questa è una cosa diversa. Poveretto. La cosa che si può fare, questo è grazie a Plotly, che non ho inventato niente, vedete non c'è il titolo lo potete mettere nelle configurazioni del grafico, okay? Ma in una nuova versione di Plotly potete direttamente passare qui con il mouse e scrivere il titolo, qui. Idem per l'etichetta, ok? E potete anche spostare la leggenda. Se cliccate due volte sulla leggenda, una volta perché c'è un grafico solo, la leggenda sparisce. Se nel caso di prima avessimo due grafici sovrapposti, potete isolare una traccia o più tracce e il grafico si ridimensiona in funzione degli elementi grafici che il grafico contiene. Okay? Quindi non è che se avete una cosa abbastanza zoomata e piccola, tutti i puntini piccoli nel grafico, se spegnete tutto il grafico va a prendere tutti quei puntini molto densi e ve li stende a un grafico normale. Ok. Quello qui, faccio vedere gli ultimi due grafici, poi passo al processing, possiamo pulire il grafico e possiamo passare per esempio allo scatterplot, che è un po' più interessante, no? Dal punto di vista, io nasco come geochimico, quindi
mi interessava avere una distribuzione dei dati per capire come sono distribuiti. Per esempio, questi sono dei pozzi, una falda, un sistema multifalda, una falda profonda, falda superficiale. A me interessa sapere, per esempio, di uno ione particolare, dei solfati, capire qual è la differenza di, se c'è differenza di chimicità e di varianza tra i pozzi di falda profonda e quelli superficiali, piuttosto che tra i pozzi a monte e tra i pozzi a valle. Okay? Quindi scegliamo box plot, sempre geochimica, e come grouping field, vedete che è opzionale, perché voi potreste tranquillamente fare un box plot che, se avete QGIS in italiano, è il diagramma a scatole basse. È orribile il nome, però è quello ufficiale. È quello ufficiale. Comunque è opzionale perché voi potreste avere un box plot per il ferro, non diviso in categorie, non può non interessarvi. Dividiamolo invece in categorie. Se scendete in fondo, potete farlo per la variabile che si chiama depth, profondità, e possiamo farlo invece che per il ferro, un po' più interessante qui mi sembra, per la conducibilità elettrica, che si chiama EC. Ok, se lo fate così, se avete impostato queste cose, create il grafico e vi compaiono due bottoni del colore che volete, di quello che vi pare, eccetera eccetera eccetera. Ok. Se vi volete male, voi potete anche sovrapporre un grafico, uno scatter plot a un box plot. Perde un po' di senso, no? Non ha molto senso. Ah, fra parentesi, l'interattività è mantenuta. Questi sono quelli profondi, questi sono quelli superficiali. Ok? Vi dicevo, sovrapporre un grafico, un box plot del genere a uno scatter plot non ha senso. Alla fine avere sullo stesso grafico, sulla stessa mappa, un plot canvas, chiamatela come volete, due grafici, due tipologie di grafico diverse, non ha appunto molto senso. Allora, se invece torniamo nelle proprietà del grafico, vedete che in basso c'è tipologia di plot, tipologia di grafico, c'è single plot, oppure se aprite il menu a tendina, sub plot. Non cambia niente se lo cliccate, ok? Vi chiede solo se volete i plot, i grafici in colonna o in riga. Ora, un grafico esiste ancora. Se andiamo a vedere qual è il grafico, lui esiste ancora. Okay. Tornando nelle proprietà del grafico, andiamo a definire uno scatter plot, per esempio, okay? E lo mettiamo, non lo so, sodio per conducibilità elettrica, ci cambio il colore, giusto per colore, ok? Se adesso voi cliccate su crea grafico, non su aggiorna grafico, lui vi fa due grafici diversi. 2, 3, 4, 5, 10. In questo caso l'impostazione era quella di metterli in, vedete, in riga, quindi lui mette i grafici in una riga. Okay? Se l'avesse messo in colonna, venivano fuori una colonna con tante righe. Okay? L'interattività è mantenuta. Eccola qua. Cliccate. Non ti vengono fuori. Forse il vostro computer ha una versione di Plotly che dà qualche conflitto. Puoi fare un grafico a dispersione, invece che farlo puntuale, lo fai lineare. Facciamo così, lo faccio singolo, può avere una cosa, questo è orribile, lascia perdere, però potreste avere un po'. Sì, certo. Si può, posso fartelo vedere così, che forse ha un po' più senso, non ha tanto senso dal punto di vista concettuale. Points. Va bene. Okay.
Ok, allora, questo è il plugin, se volete utilizzatelo, se c'è qualcosa che volete, c'è il bug tracker, lo scrivete, se ho modo così. Quello che fra un paio di settimane lancerò è un crowdfunding, perché per ora, se voi, la cosa che a me interessava, che interessa di questo plugin, è avere la possibilità, dopo quello che vi ha fatto vedere Enrico, del compositore di stampa, io voglio avere i grafici del compositore di stampa. No? Quindi, adesso stiamo lavorando con uno sviluppatore di QGIS per integrare questo motore dentro il compositore di stampa e anche nell'Atlante. Ovvero dovrebbe esserci, insomma, l'idea è quella di mettere un pulsantino nel compositore di stampa, aggiungete un grafico, a torta, dispersione, quello che è, ci sarà una spuntina, segui con l'Atlante, voi avete il vostro Atlante, come vi ho fatto vedere Enrico, e i grafici, la dispersione, il box plot, seguiranno solo i pozzi che sono visualizzati in quel grafico. Okay? Perché per adesso, per esportarlo dentro un Atlante, okay? O lo salvate come immagine e poi dentro tanto lo fate, però in realtà, visto che questo è HTML grezzo, l'ultimo pannello di cui non vi ho parlato, l'ultimo pulsante, è il codice grezzo. Questo è quello che l'HTML interpreta e Chrome, come prima, vi mostra come grafico. Okay? Se voi prendete questa roba qua, scusate, qui seleziono tutto, copio, faccio una cosa proprio oscena e brutta. Qui aggiungete un frame HTML. Avete il grafico qua. Ok? Però non è collegato al grafico che avete fatto, insomma, ha delle limitazioni. Però potete farlo, diciamo così, senza uscire da qui. Ok? Questo è il tampone attuale che esiste, ecco. Oppure salvi l'immagine, però fai un passaggio doppio che io non voglio fare. Ok, va bene. Qui di grafici ne avete tanti, c'è anche un diagramma ternario, ve lo mostro davvero alla velocità della iperluce. Avete un diagramma ternario, vedete c'è la traccia dietro sovrapposta, che è un po' orribile, però avete anche un diagramma ternario. Ok? Va bene. Allora, passo davvero alla velocità della luce. Qualcuno di voi ha mai utilizzato il modellatore grafico, il model builder di Processi? Chi l'ha usato? Pure mai. Allora, carichiamo dei dati. Cominciamo un progetto nuovo. Sempre nella stessa cartella, carichiamo il dato che si chiama Osm Gray, Colera, Dez e le pumps. Sono stato sfortunato con i colori. Ok. Questo è un esempio, lo trovate anche nel training manual di QGIS. Questo è forse il primo collega cissaro della storia, il famosissimo John Snow, che a metà del 1800 ha cercato di capire, la gente a Soho moriva di colera. Okay? Lui ha cercato di capire qual era la sorgente idrica che potesse causare queste morti, questa diffusione delle morti. Quindi vi trovate qui, nel mio caso in verde, le sorgenti idriche, le pompe a cui la gente andava a prendere l'acqua. Ok? Ogni pallina invece, nel mio caso rosso, arancione, lo faccio più rosso, okay? Sono morti di colera. Okay? Quindi ogni punto non è un morto, ogni punto sono n morti, uno o più morti. Okay? Allora, il collega John Snow cosa ha fatto? Prima di tutto ha detto, io cerco di creare delle aree, diciamo così, di competenza di ogni singola sorgente idrica, cerco di scrivere l'area minima attorno a ogni punto. Ok? È un esempio semplificato, lasciamo stare le strade, lasciamo stare i grafici stradali, ok? Però andiamo, clicchiamo su Processing, ok? E cerchiamo un algoritmo che si chiama Voronoi, i poligoni di Voronoi. Voronoi. Lo attiviamo. Eccolo qua. Come input layer
non li diamo i morti di colera, ma li diamo le sorgenti idriche, quindi le pumps. Ok? Lo facciamo correre. L'algoritmo ha finito di correre, eccole qua. Se adesso sposto le pompe sopra il poligono di Voronoi, vedete questo risultato, ovvero per esempio in quest'area centrale, cosa significa? Cosa sono i poligoni di Voronoi? Attorno a questo punto centrale significa che ogni persona, ogni punto all'interno di questo poligono è più vicino a quella pompa rispetto a tutte le altre. Tutto. Okay. Quindi a questo punto noi possiamo utilizzare un altro algoritmo che si chiama conta i punti nel poligono, ovvero andiamo a contare quanti, non quanti punti ci sono in ogni poligono, punti per punti intendo le morti di colera. Io non voglio sapere quanti punti ci sono nel poligono, perché se vi faccio vedere la tabella degli attributi delle morti di colera, vedete che c'è, a parte un feed e un id, c'è anche un conteggio, che non è sempre 1, 2, 3, 4 e così via. Come vi dicevo, non è un punto non rappresenta un morto, un punto rappresenta n morti, un edificio all'interno, un'abitazione. Poteva viverci una persona, 4, 5, 10. Quindi io qui devo non contare i punti nel poligono, ma devo fare un conteggio pesato. Vorrei vedere quali punti ricascano all'interno di ogni poligono, ma lui deve farmi una somma di ogni morte di colera, di ogni povero disgraziato che è morto. Ok? L'algoritmo che usiamo si chiama count, conta punti nel poligono, count points in polygon. Ok? Lo avviamo e diciamo che il poligono di conteggio deve essere l'unico poligono che abbiamo, quello di Voronoi. I punti devono essere quelli delle morti di colera, ma noi dobbiamo anche dargli un campo del peso. Vedete che è opzionale, io potrei contare solamente i punti, ma io voglio che lui conti i punti, ma me li pesi per il campo che si chiama count, ovvero le morti di colera. Basta. Lui cosa farà? Creerà un poligono identico a quello di Voronoi con una tabella, una colonna aggiuntiva, all'interno della quale ci saranno scritti il conteggio del numero di morti. Facciamo correre anche lui, eccolo qua, abbiamo il poligono che si chiama count. Se guardiamo la tabella degli attributi, vediamo che effettivamente ci sono dei poligoni in cui non è morto nessuno, e un poligono in particolare in cui invece è morta un sacco di gente. Quindi questa sorgente idrica probabilmente è quella responsabile delle maggiori morti. Da questa sorgente idrica è partita la diffusione della malattia. Okay? Come vi ho fatto vedere Federico, voi potreste usare questo num point, questa colonna, per andare a... Eccolo qui, per andare a creare una simbologia. Eccola qua, male, brutta, non ho scordato niente di quello che ha detto Federico prima, però vedete c'è un punto rosso, una zona di competenza rossa che corrisponde a una cosa. Ok. Ora, molto velocemente, qui, se voi avete seguito il flusso, vi accorgete che c'è un poligono, abbiamo creato un layer temporaneo nella nostra analisi di cui noi non abbiamo bisogno, che sono i poligoni di Voronoi. Noi, questo poligono di Voronoi, a noi non serve più, era un layer di tramite, di passaggio. Okay? Immaginate di avere un flusso di lavoro, okay, in cui avete i 100 quartieri di Londra, dove dovete fare la stessa analisi. Voi dovete ogni volta, a parte fare la stessa analisi ogni volta, okay? Però vi dovete creare anche lo stesso layer temporaneo ogni volta. Prendi, crea, boot, prendi, crea, boot, e così via. Il model builder è fatto apposta per non fare le cose che non vi servono in maniera duplicata. Se avete il pannello di processing aperto, in alto a sinistra vedete che c'è un'iconcina con degli ingranaggi, dove c'è la voce models, modelli. Se ci cliccate potete creare un nuovo modello, aggiungerne uno, aprirne un altro. Okay? Creiamo uno nuovo. Vi si apre questa finestra. Ok, allora, ogni modello andrà a finire nella scatola degli attrezzi di processing, okay? Dove il gruppo, potreste chiamarlo gruppo degli algoritmi di diffusione delle malattie, dove dentro c'è il modello che si chiama Jon Snow,
sotto quel altro modello che si chiama Jon Snow 2 e così via. Ok? Diamogli un nome, non so, Jon Snow. E come gruppo, esercizio, va bene esercizio. Ok. Poi la finestra in basso, invece il pannello in basso, vedete che c'è una, cioè è fatta di due schede, input e algoritmi. Clicchiamo prima su input perché il modello, prima di lanciare gli algoritmi, noi dobbiamo andare a definire quali sono gli input del modello. E noi in questo caso abbiamo usato tre input. Il layer del colera, il campo dei morti del colera e il layer delle sorgenti idriche. Questi sono i nostri tre input per il modello. Okay. Ce ne sono tanti di input, ok? Se scorrete fino in fondo c'è vector layer, lo prendete e lo trascinate all'interno del pannello del modello. O fate doppio clic, fate come volete, ok? Vi si apre quest'altra finestra dove lui vi chiede qual è il nome di questo parametro, di questo input, chiamiamolo colera. Colera. E poi vi chiede, scusatemi, che è un layer, vi chiede se lui deve filtrare questo layer in funzione di una determinata geometria, punto, linea, poligono, oppure tutte quante. A noi interessa che sia puntuale, mettiamo il punto. Avete una spunta se deve essere o meno obbligatorio. Potreste avere un modello dove quel layer è opzionale, non vi serve, può non servirvi. Quando lanciate un algoritmo, avete visto prima, il conta poligono, il conta punti nel poligono, la classe del peso era opzionale. Se io non avessi messo il conteggio, lui avrebbe conteggiato il numero dei punti, senza pesarlo per i morti. Però noi serve questo parametro. Quindi, ok, ed eccolo qua. Poi, prendiamo il vector field, ovvero un campo della tabella degli attributi, lo trasciniamo, e lui ci chiede, ovviamente, qual è il nome del parametro. Chiamiamolo conteggio. Poi, qual è il layer genitore, e lui andrà creare una finestra con un menu a tendina con l'elenco delle colonne. Ma di quale layer? Del layer del colera. Anche perché non abbiamo messi altri. E se noi vogliamo filtrare per tipologia di dato, testo, stringa o numero o date time. A noi interessa che sia un numero. Conteggia se ci dovesse essere scritto AAA. Ok? E facciamo clic su OK. Si connette, vedete che c'è una righina che collega questi due parametri, perché uno è dipendente dall'altro, e andiamo a mettere l'ultimo nostro input, che è un altro layer, ok? Quindi riclicchiamo su vector layer, lo trasciniamo nel pannello, e lo chiameremo questa volta acqua, sorgenti. E anche qui lo mettiamo come tipologia puntuale. Ok? Ci siete? Colera, sei qua. Ok? Vector field, campo. Ok? Conteggio. Il layer parente, layer genitore, è colera, e a noi serve che lui filtri solamente i campi numerici. Ok? Dicevo, altro layer invece, chiamiamo sorgenti, sempre puntuale, e ci siamo. E abbiamo i tre input che noi servono. Ok? Andiamo nella scheda algoritmi, perché adesso dobbiamo dire quali algoritmi, dobbiamo praticamente definire il flusso di lavoro che abbiamo utilizzato prima. Andiamo su algoritmi e filtriamo per Voronoi, perché il primo algoritmo che noi abbiamo utilizzato è Voronoi. Eccolo qua, lo trasciniamo, e a questo punto vi compare la stessa identica finestra di prima, niente di più, niente di meno. Lui vi chiede però qual è il layer input sul quale lui deve calcolarsi questi poligoni di Voronoi. Non è il layer del colera, ma è il layer delle sorgenti idriche, delle sorgenti. Ok? Dal momento che questo per noi è un layer temporaneo, o meglio un layer, diciamo così, inframezzo della nostra analisi, vedete che c'è scritto qui, inserisci un nome se questo è il risultato, è un risultato finale. Per noi non lo è, non mettiamo niente. E facciamo clic su OK. Bene, lui è collegato.
Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un conteggio pesato sulla base di questi polinomi di Voronoi e sulla base del campo della tabella di attributi delle morti di colera del campo conteggio. Quindi negli algoritmi cerchiamo count points, conta punti, count points in polygon, conta i punti nel poligono. Lo inseriamo nel nostro modello e lui ci chiederà gli stessi input che ci ha chiesto prima, dove il poligono a questo punto è il poligono di Voronoi e vedete che lui vi scrive il poligono di Voronoi dell'algoritmo poligono di Voronoi, quindi lo prende giustamente dal layer che viene creato all'interno del modello. Poi va a prendersi i punti del colera e a noi va bene. Poi c'è il campo del peso che vedete è opzionale, infatti non è impostato, ma noi invece apriamo il menu a tendine e gli diciamo no, prendi l'input che noi abbiamo creato e che abbiamo chiamato conteggio. Questo per noi è un risultato finale, perché lo è, e scriviamo fine. Ci siete? Se fate clic su OK, adesso vedete che è tutto un po' collegato. Ogni scatoletta ha diversi input e restituisce diversi output. E vedete l'output fine che è verde, perché quello è il nostro layer finale. Ok? A questo punto noi abbiamo delle opzioni. O possiamo eseguire il modello direttamente da qui, perché facciamo delle prove. Lo possiamo salvare sul disco come file, che si chiamerà .johnsnow.model3, QGIS3. Oppure, una nuova opzione di QGIS3, potete salvare i modelli all'interno del progetto. Se voi avete un progetto aperto, non dovete salvare il file del modello nella cartella dei modelli, ma lui prende questa robaccia scritta in codice e la mette dentro il progetto. Okay. Noi salviamolo, così vi rimane. Quindi cliccate sul dischetto. Lui vi suggerisce già, a tutti, vi suggerisce una cartella in particolare, che è QGIS, QGIS3, eccetera, 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 finché è in processing models. Il mio consiglio è di metterlo qua dentro, perché poi voi, quando, anche se avete un progetto aperto, lo chiudete, riaprite QGIS, quando riaprite QGIS, lui va a leggere i modelli salvati qua dentro, e ve li mostra automaticamente. Nessuno vi vieta di salvarli sul desktop. Quando avviate QGIS, lui non li vede, dovete andare nella spuntina di prima, non crea modello, ma apri modello da file, e dovete dirglielo. Questo è a discrezione vostra. Salviamo qua dentro e diciamo John. Lo salviamo, e dice che il modello è stato salvato correttamente. Chiudiamo il pannello, ok? Nella leggenda vado a cancellare il layer che abbiamo creato prima nella nostra analisi. Mi riporto, diciamo così, alla situazione iniziale, con i tre layer in input. E adesso, dentro processing, vedete che c'è una nuova spunta. Oppure, se qualcuno di voi aveva già dei modelli, si troverà la voce models, dove dentro c'è il gruppo che abbiamo chiamato esercizio. All'interno c'è il modello John Snow. Voi potete avviarlo adesso, fate doppio clic, come se fosse un algoritmo normale. Vi si apre la finestra dove lui vi va a chiedere che cosa. Scusatemi. Il layer del colera, e mettete colera deaths. Il conteggio, che è il campo count. Il layer puntuale delle sorgenti idriche. Basta. E lui a questo punto cosa farà? Prenderà il modello che abbiamo definito, crea i poligoni di Voronoi, va a fare un conteggio dei morti di colera sul poligono di Voronoi, ma ci restituisce un output in leggenda, che è solo quello del conteggio e non quello dei poligoni di Voronoi. Se clicchiamo su Run, adesso sarà velocissimo, però prima di cliccarlo, se guardate in basso a sinistra, appena cliccate su Run, ci sarà scritto esecuzione algoritmo 1 di 2, ma è troppo veloce. È troppo veloce, volete che è troppo veloce. E infatti vi fa vedere il layer fine. Solamente l'air che noi abbiamo chiamato fine. Se vado nella finestra di log, vedete che lui ha fatto running Voronoi polygons, 1 di 2. Running count points in polygon, eccolo qua, 2 di 2. Nessuno vi vieta di mettere 350 algoritmi in serie con l'altro e poi lanciarli.
e voi siete interessati a 1, 2, 3, 5 input, output, ma avete definito 150 processi intermedi di cui a voi non interessa, tipo i poligoni di Voronoi. Se adesso voi andate a vedere la tabella degli attributi di questo layer che si chiama fine, è ovviamente esattamente uguale a quello dell'altro, eh? Non c'è niente di diverso, ok? Ultima chicca, poi abbiamo finito il tempo. Tutti gli algoritmi di processing possono essere eseguiti in modalità iterativa, nel senso che immaginate di avere la stessa triade di dati, sorgenti idriche, morti di colera e basta, in realtà, è lo strato di sfondo, l'orto foto di sfondo, dei 100 quartieri di Londra. Voi non dovete andare, già qui vi evitate un lavoro. Adesso voi dovreste andare lì e definire, fare il doppio clic 100 volte sul poligono, ma non 200 volte, perché avete evitato di lanciare i poligoni di Voronoi. Se fate clic con il tasto destro sul pannello, c'è scritto esegui come processo in batch o processo in serie. A questo punto vi si apre un'altra finestra dove voi potete andare a definire o dei layer caricati in leggenda o dei layer sul disco i vari input. Quindi qui voi potreste, diciamo così, ogni riga di questa finestra corrisponde alla finestra della griglia. Infatti avete colera, sorgenti, avete colera, conteggio, sorgenti, fine. Aggiungete righe, questo sarà colera Soho, colera Birmingham, colera Greenwich e così via, e così via, e così via. Fate clic su Run, lui girerà tre algoritmi, li abbiamo girati prima, ma n volte per i 100 quartieri. Ok, abbiamo finito. Domande, dubbi, perplessità?